presente a Domenica Inn di ieri, 31 gennaio 2021, la brava Ornella Vanoni. È stato subito uno show a cielo aperto quello proposto ieri proprio da Ornella. In particolare proprio Ornella avrebbe detto: "Non mi piace essere la regina, troppi impegni, troppi problemi." E così alla domanda "cosa ti senti?" proprio Ornella avrebbe risposto: "Mi sento una persona che ha fatto una carriera partita dal teatro e poi musica con cantautori e un disco in America con i più grandi jazzisti del mondo. Insomma, sono soddisfatta di tutte le cose che ho fatto pur con timidezza e la paura dei primi tempi. Ora tutto questo è passato, io mi occupo degli altri, non più di me stessa." E poi proseguì nel discorso e avrebbe detto: "Non dormivo mai, per questo poi uno prende le pillole, perché sai, stare vicino a un depresso è davvero difficile." In pratica, proprio Ornella avrebbe sofferto di depressione per ben un anno di tempo. In particolare avrebbe detto: "Un anno al buio, senza accendere mai la luce, sono stata da sola." E poi, a proposito del Covid, sarebbe stata contagiata proprio da questa malattia. E avrebbe detto in proposito di ciò: "Mi ha preso la pancia, ho avuto dei mal di pancia bestiali. Poi è passato il peggio, è venuto dopo perché pare che smuova delle cose. Mi si sono gonfiati tutti i linfonodi e ho avuto addirittura un blocco intestinale." Insomma, non è bello, non è bello quello che purtroppo ha dovuto passare la povera Ornella Vanoni, questa bravissima cantante italiana per eccellenza. Una vicenda davvero triste, cupa, che l'ha portata a stare non poco bene, insomma, è stata molto molto male, va bene? Detto ciò, grazie a tutti, questo video non vuole ledere la privacy di Ornella Vanoni, ma solo informare eventuali persone. Grazie ancora a voi, da Narratore Italiano è tutto, ciao e al prossimo video.